Si prospetta quindi una doppietta per la formazione trevigiana diretta da Luciano Rui, ormai ultime pedalate per Gianni Moscon, che comunque non smette di insistere in questa sua azione, vuole cogliere il successo e ormai all'ingresso del rettilineo finale, eccolo inquadrato dalla nostra telecamera fissa sul traguardo, Gianni Moscon, Zalf Euromobil, Desiré Fior, imprendibile per tutti gli altri, ben protetto dal rientro di Nicola Bagioli della stessa formazione. Quindi Gianni Moscon va a vincere il 55esimo Gran Premio San Giuseppe, il successo dell'alfiere della Zalf Euromobil Desiré Fior, che realizza una bella doppietta con il secondo posto di Nicola Bagioli, vincitore 7 giorni prima in provincia di Brescia, terzo un comunque bravissimo Filippo Ganna, alfiere della Viris Maserati Sisal Matchpoint, che vi ricordo è un atleta al primo anno nella categoria. Davvero una bella affermazione quella di Gianni Moscon, che riviviamo anche in queste immagini dove possiamo apprezzare anche il folto pubblico presente al traguardo. Gianni Moscon vince il 55esimo Gran Premio San Giuseppe davanti a Nicola Bagioli della Zalf Euromobil Desiré Fior, entrambi sono di questa formazione, terzo Filippo Ganna. È ancora un rallenti del traguardo mostrato dal drone di ripresa, questa è la quarta posizione di Andrea Toniati, ancora un alfiere della Zalf Euromobil Desiré Fior, e attendiamo la volata del gruppo vinta da Gaffurini davanti a Velasco, Maestri, Pacchiardo, Basso e Bonusi. E questo è l'ordine d'arrivo ufficiale del Gran Premio San Giuseppe edizione 2015. Gianni Moscon, una vittoria importante, una vittoria bella, una gara prestigiosa, una grande prova di squadra.